quando rende dichiarazioni nella immediatezza del fatto, ossia il 15 di dicembre, lui non riconosce Olindo, ma soprattutto rende delle dichiarazioni incompatibili con la persona di Olindo. Descrive un uomo giovane, un nordafricano, con la carnagione olivastra, con i capelli bassi, scuri e bassi fin sulle sopracciglia. Quindi, tant'è che sulla base di quelle dichiarazioni la Procura della Repubblica redige un identikit che non è un identikit riferibile certamente ad Olindo. Poi si innesta un fenomeno di tipo suggestivo, cioè gli viene detto per 9 volte che è stato Olindo. A questo punto si innesta pure su questo meccanismo suggestivo il meccanismo dell'amnesia retrograda, quindi di tipo tardivo, e che si manifesta appunto annullando i ricordi precedenti e determinando una sostituzione della memoria, diciamo, con una falsa memoria. Questi sono meccanismi descritti dai nostri consulenti, quindi non sono requisiti di natura scientifica, non sono parole così dette tanto per dare delle giustificazioni. Se i consulenti verranno sentiti, parlo principalmente, ma non solo, del professor Sartori, verranno date le spiegazioni, cioè dire gli esami scientifici, la formazione di una consolidata opinione scientifica a livello internazionale sulla questione dell'amnesia retrograda come effetto dell'inalazione di monossido di carbonio.